presto il sole tornerà. Forza Muffy, salta anche tu! Tutti insieme, la la la, la la la. Tutti insieme si può far. Se tu fai un dono a me, io ne faccio uno a te. La la la, la la la, forza Muffy si può far. Mamma mia, quante regole! Ma queste sembrano proprio le nostre nocciole! Erano le nostre nocciole. Mago! Ti sei mangiato le nostre nocciole! Le vostre? Non erano vostre! Le ho trovate nella mia tana, quindi ho pensato che fossero mie. Le avevamo lasciate lì noi, erano nostre. Ci siamo dimenticati dove erano. E le stavamo cercando. Oh, accipicchia, mi dispiace così tanto. Le ho mangiate tutte, erano così buone. Come facevo a sapere che erano vostre? Non c'era mica il nome scritto sopra. Idea! Quindi scriviamo il nome su tutte le nocciole? No, facciamo delle regole, sarà una cosa buona per tutti. Regole? Aspetta e vedrai. Mogu, chiama Muffy e Kerry per una riunione. Una riunione? Wow! Prendo il tunnel più veloce. Ehi, ciao ragazzi. Eccomi qua, ci sono anch'io. Sta arrivando anche Muffy. Ciao amici. Una riunione. Che bello. Di cosa parliamo? Di regole. Regole? Che tipo di regole? Di regole su cosa fare e non fare nella foresta. Dobbiamo parlarne tutti insieme e trovare un accordo. Beh, vedete, è successa una cosa. Io, per sbaglio, come posso dirlo? Ha mangiato le nostre nocciole. Non ce ne ha lasciata neanche una. Ma non lo sapevo che fossero vostre, davvero. Avevo così tanta fame e allora le ho mangiate. La regola dovrebbe essere che ognuno scriva il proprio nome sulle sue cose e mettere dei cartelli con scritto quello che non si può fare nella foresta. Tipo mangiare le nocciole degli altri. Ah, ho capito. Scriverò Muffy sulla mia casa batuffolo. Giusto, anche io scriverò Kerry sulla mia. Vietato toccare le fragole. Vietato toccare le ghiande. Vietato tuffarsi nell'acqua. Non si possono scavare le buche. Preferisco starmene qua. Buona, buona. Ci sono troppe regole. Meglio non uscire. Le regole saranno anche una cosa buona, ma le regole vanno bene per voi. Facciamo un'altra riunione. Cosa? Un'altra riunione. Abbiamo messo un po' troppe regole. Sono d'accordo. Non sapevo cosa fare. Non avevo il coraggio di uscire di casa. Neanche noi. Perché abbiamo messo troppe regole. Forse una sola regola può bastare. E questa regola è avere soltanto una regola. Che dice? Che dobbiamo sempre rispettare le cose degli altri. Siamo tutti d'accordo? Sì!